Tagliamo in zona. Sì. Oh, tappo qui, Long range. Long range, Geo long range. Vedete? Spaziale. Allora vediamo un po' le caratteristiche quali sono. Vediamo un po'. Come ci chiedete se magari di farvi vedere le caratteristiche differenziano tutto quello che è la membrana del gel, questo mi è capitato una long range. Aspettate, ok. Vediamo un po' la traspirazione, la differenza con le protesi normali, no? Quando li mettono. Ok, vedete, io la sto. Questa è ancora troppo bagnata adesso, per asciugare meglio. Poi dopo si andrà a vedere la riattivazione. Questa è una 3/4, vedete questi, no? Questo è un gradiente di pressione che non c'è nelle protesi tradizionali, le protesi tradizionali. Poi quando ci è messo la colla per aderire, no? Questa è la più grande differenza che potete vedere. Una sola, ce ne sono tante altre. Provo a vedere. Aspetta. Vedi quante volte la posso gestire. La cliente se la può togliere quante volte vuole. Vi aderire. Cerco di non far vedere. Non so se si riesce a vedere però. Perché più che si asciuga meglio è, vedi? C'è tutta una serie di. Vediamo un po'. Poi dopo vi faccio vedere, poi dopo quando si scalda, cosa succede. Se sto mettendo tutto l'acqua, ecco, ora vedi, si sta un po' asciugando. Il reagente, vedete questi? Questi sono come i pori della pelle, no? Ok? La long range è già pronta. Questo. Quindi il comfort e tutto quello che avviene quando uno porta una protesi capillare, questa, no? Quindi quando porta la membrana del GECO hai questa capacità che è straordinaria, quindi è coperta da 5 brevetti tutta la tecnologia, è molto semplice quello da usare. Questo è, andiamo a vedere un attimo, io la rimetto sotto, faccio quello, vediamo un po'. Ok. Controllato che tutto è a posto. State seguendo? O vi siete addormentati? O vi siete ipnotizzati? Qualcuno ci dice che ancora usa le protesi capillari tradizionali. Perché la colla mi si stacca? Perché d'estate ho i problemi? Io lo sto spiegando da anni. Questa è una tecnologia brevettata nel 2009. Con upgrade nel 2015 altri due brevetti, 2019 un altro brevetto, 2021 un altro brevetto, fino all'ultimo 2023, che è quello quindi della membrana redox. Ok, allora andiamo a vedere, questa qui è la membrana, occhio, così è un poliuretano, è giusto che sia un poliuretano. Ok, io continuo a lavarlo. Ok, quando io dico che tutte le colle tradizionali, vedi, lui comincia a fare questo, tutte le colle tradizionali hanno un legame idrofobo, quindi cosa vuol dire? Che rifiutano l'acqua, quindi non si legano a livello molecolare. Ok, questo è il concetto. Allora, la membrana del GECO cosa ha? Quindi il brevetto prevede una idrofilia completa nei confronti delle molecole, quindi di umidità, compreso le molecole dell'acqua, le molecole a idrogeno, tutto quello che è, insomma, poi non vi posso dire, no? Come è fatto un brevetto completamente, ma ti dico il funzionamento, ok? Allora vediamo. Ok. No, chiudo il nome. Questo è, ok? Mi prendete un phone là? Non staccare l'immagine? No.
Bravo. Ok. Ora questo va a chiudere. Leggerlo così un attimo, ok? Che ho le mani bagnate. Esatto, ho le mani bagnate. Ok. Lei tranquillamente può riprendere la sua adesività fino ad arrivare agli 85 kg, ok? Mm-hmm. Mi metto qui questo perché non ho, non mi voglio staccare l'immagine. Ora lei ricomincia pian piano ad aderire correttamente. Ridammi il phone. Ho completamente le mani bagnate, tutti i capelli sono bagnati, però lo potete fare, quindi usa la totale per toglierla e riappuntarla quanto volte vuoi. Basta seguire le istruzioni. Ok. Marie. Questo non è la sua. Chiudi. Mi asciugo. Ora arriva, eh. Un po' della vecchia. Vieni qua ancora della vecchia. Eccola. E ricomincia pian piano a avere l'adesività, quindi la capacità di riaderire con il calore, con la capacità di uniformarsi normalmente, quindi con il calore della pelle lei ricomincia a avere i suoi legami corretti. Io la potrei rilavare, senso, perché se sono andato una pelle ci rimetto l'acqua. Non puoi andare. Comincia a dormire. Vediamo il calore di fare i suoi legami. Okay. Lo potresti fare costantemente, continuamente, leggi questo, e la potrei rimettere sotto. Ok? Quindi sotto l'acqua, ma quando ha fatto così voi fate quello, vedi, più aumenta, io sto qui, se stassi qui altri minuti, poi te cosa fai? Se qui hai dei capelli ci rimetti l'acqua, non è un problema, non volevo far vedere il nome. Ok, non inquadrare il nome. Bene, questa è la sua innovazione, particolarità, quindi che contraddistingue la Menade Geco come la soluzione innovativa rispetto alle cose tradizionali che utilizzano collanti tradizionali, non hanno traspirazione, dopo un po' cominciano a cedere, possono colare e avere tutte le problematiche che per favore. C'è l'acqua, il consumo dell'acqua è questo, però questo è, ok? Ciao!